Ecco Fabrizio, sistema il cavalletto. Vado? Sì, andiamo, iniziamo con questo mukbang pizza, la presentazione. Che è venuto a trovarmi qui a Marino. Stavo sistemando il cavalletto, siamo qui finalmente, sono tornato a Marino con Fabrizio Sampucotti della Rogelmini. Una bellissima, felice giornata e l'idea è assolutamente fare un mukbang pizza, cioè una pizzata all'italiana. Jenny! Sì, una bella panoramica su Marino. E guardate che bello, cari amici. Lì le cave di Peperino con la ferrovia, qua la stazione, la valle, okay. E il paese, e tutto il paese. A tra poco. A tra poco col mukbang. Ok ragazzi, adesso amici, sì. facciamo non una merenda, uno spuntino mattutino. Un mukbang pizza. Mukbang pizza. Mukbang pizza. Oh, cavolo. così. Benissimo. Mukbang pizza si chiama. Mukbang pizza, cioè mangiamo. Mangiamo, dai. Mangiamo una pizza. Alla grande, cari amici. Qui ce la scoliamo. Anche con la telecamera. In compagnia di tutti voi, cari amici, che ci seguite. Salutiamo tutti quanti. Intanto ci facciamo una bella magnata, sì. Vai! Stamattina mukbang pizza con Gennaro Gelmini e io, Fabrizio Sampucotti. Indovinate, cari amici, questa volta ce la diamo alla grande, tutti insieme. Mamma mia. Abbiamo organizzato, facciamo qualcosa tutti insieme, cari amici. Facciamo una bella magnata! Una bella magnata tutti insieme! Qui felici al giardino, un bel mukbang pizza con delle belle pizze che ci siamo portati, fantastiche! E vai alla grande! Buon appetito! Buon appetito cari amici! Tutti in compagnia, si brinda in compagnia! Che non prenda in compagnia, ci si diverte in compagnia, sempre sperando. Sempre sperando. Allegria, cari amici, allegria. Come diceva Maestro. Quindi Gennaro Gelmini, Fabrizio Sampucotti. E qua il canale di Fabrizio, il canale di Gelmini. Siamo felici oggi e facciamo un bel pranzo in compagnia. È già caduta la busta, recuperiamo tutto per dopo, carità. Dopo. Non lasciamo nessun casino. Io iniziato. Qua è un bellissimo, sì, stiamo mangiando alla grande. Qua venire ai giardini perché questi giorni c'è l'anticiclone, non so com'è che si chiama l'anticiclone delle Azzorre. Sì, l'anticiclone delle Azzorre che ha fatto l'improvviso caldo. Lanciata. Faceva, sì, beviamoci, scoliamoci in compagnia. Ecco, io già. Tutto sporcato. Allora, se io non faccio qualche casino non sono io, naturalmente. Non so se si vede la fontana, non si vede. Vabbè, sì, dopo ne facciamo un bello. Dopo. C'è la fontana, c'è tutto qua. Ma dopo rimandiamo la fontana un po' qui. Facciamo felici. Qui in compagnia come una bella pizza di una volta. Raccontiamo qualcosa, tipo. Sì. Questa pizza la mangiavamo da bambini, eh? Sì. La marinara, la mangiavamo da bambini, sì. Ah, tu te la portavi a scuola? Sì. Noi portavamo le merendine del Mulino Bianco, però... È buona questa pizza, oh, mazza! Sì. Però invece queste sono più genuine. Sì. Io a scuola mi ricordo
c'era lo sciopero dei treni, fantastico, noi speravamo che c'era lo sciopero dei treni, così non che non andavamo noi a scuola, non venivano il maestro o la maestra. Una volta c'era lo sciopero dei treni, c'erano due ferrovie, una volta c'era lo sciopero dei treni, un'altra volta no. Io ho già finito, raga, ma c'è... Oh. Eh beh. Io ho già finito, raga. E noi quando arrivavamo da scuola, andavamo nel bosco a raccogliere le castagne e i funghi. Andavamo nel bosco. Ma per noi era la felicità. Già finito, raga, 8 minuti ma l'ho finita. Quando parlo mentre mangio, io sono parlo così. Siamo in compagnia, cari amici. Chi non mangia beve in compagnia, ladro oppure... Oppure... Una spia. Oggi appunto 7 aprile 2024. Una giornata che ce ne approfittiamo perché domani sera sembra che viene il temporale. Quindi poi lunedì sera verrà il temporale. Buono. Una bella pizza in compagnia ci vuole sempre. Non ho cucinato, non ho fatto niente, questo. Ce lo siamo comprato sul mercato. E poi ce lo godiamo in questi bei giardini. Si sta bene, si sta bene, si sta proprio prima primaverile, sì. E si sta da Dio. Questo quando faccio i video mentre mangio, il pranzo, poi ogni tanto lo controllo i numeri. Di solito si cucina Fabrizio e praticamente mi ricordo una volta, no? Io portai 3 pizze a un tale, erano in 3 persone. Questo qui è un bel momento, si lamenta di me, ma Gennaro non va bene, e io avevo portato le 3 pizze. Però sai cosa ho fatto? Ho iniziato a mangiare le pizze e loro hanno detto, ma non le avevi portate per noi? No, sono per me. Oh, me l'hanno detto di tutti i colori, io le avevo portate le pizze. A un certo punto me le sono mangiate. Quella è la volta in vita mia che ho mangiato più di ogni altro momento. Quella è stata la volta. Perché io vi porto 3 pizze e no, Gennaro non va bene. Va bene, non va bene, allora me le mangio io. Se non vado bene, non me le porto le pizze. Salutiamo Mauri. Che ci manca tanto, ci manchi Mauri. Salutiamo i nostri collaboratori. Vieni a trovarmi quando puoi. Il Mauri. E poi il Daniele. Ravaglioli. Come l'hai conosciuto questo? Praticamente faceva Urbex con Stefano Urbex. Un altro. Praticamente, cari amici, per chi non lo sapesse, si va a visitare i luoghi abbandonati. Per una memoria storica e anche non sperare che li possano ristrutturare. La mia passione che vorrei fare anch'io, cioè io li ho fatti un po' di Urbex con lui, con Gennaro, con lui e Mauri. Però siccome dalle mie parti c'è poco, mi dovrei spostare. Noi siamo un po' come. Bisogna girare un po' per trovarli. Anche però a Roma devo andare, a Roma. A volte ci sono. Noi abbiamo fatto anche 8 ore di viaggio per trovare un Urbex. Siamo dovuti andare lontano. 5 minuti, 5 minuti. Ebbene, cari amici. Allora, praticamente, veniamo al dunque. Sempre bello mangiare in compagnia, quindi questo video speriamo che vi allieti, perché è qualcosa un po' di diverso. Fabrizio ha fatto benissimo a prendere questo tema. Così. Devo salutare un altro amico, il mio super fan, Giovanni, l'amico di Mauri. Giovanni. Ciao Giovanni! Giovanni!
Giovanni. Sì, quindi... Sono andato su WhatsApp, mi hanno scritto, no, non mi vocale. Una volta ci mandavano le cartoline. Una volta ci mandavano le cartoline. Una volta mandai le cartoline dalla Russia e arrivarono dopo tre mesi. Come sta questa pizza? Soprattutto bello l'ambiente. La pizza, l'unica cosa che stona è che ci voleva un po' di più di origano. Sì. Perché l'origano cosa serve? Anche se è minuscola e roba da niente, in realtà esalta i sapori. Quando lo cuoci con l'origano, se invece la cuoci senza non succede. Lo cuoci con l'origano, la pizza, esalta il sapore delle cose che... Esatto. Pure... del rosmarino. Sì, poi anche il basilico. Il rosmarino si può... Le campane. Il rosmarino si può fare anche un decotto e poi questo decotto viene messo nell'impasto che lo fa anche più colorato, più giallino l'impasto, non troppo bianco. Fanta, l'aranciata. Non si può dire. Non gonfia questa, non gonfia un po', è la planta, non gonfia. Infatti gonfia, sì. Sto facendo il ruttino. E cari amici, spero tanto un bel video di compagnia in questo gradito parco, in questo bellissimo parco, perché è un po' di natura. Da fare un giro, riprendiamo la fontana qui. La siamo goduta, sì, io direi di sì. Quindi, poi riprendiamo un po' Fabrizio Samplicotti, Gennaro Gelmini, seguiteci, seguite il Fabrizio, perché sicuramente continuerà a delle favolose ricette, su questo potete contarci, ha delle favolose ricette da farvi vedere. Quindi seguite Fabrizio perché prossimamente vi darà quel tocchino di cosine. In cucina, tavola. Ho messo due videocamere, perché la mia di là. È quello il canale di Gennaro. Sì, salì la telecamera. Seguiteci sempre. Perché noi siamo degli artisti, noi siamo delle persone, se no non staremmo su internet. E invece non ci facciamo i cavoli nostri se noi stiamo su internet. Se ci facessimo i cavoli nostri non staremmo su internet. Siamo felici di continuare presentandovi questa bella fontana con proprio il suo candore nel suo carino. Bene, adesso andiamo a vedere anche degli alberi fioriti qua a Marino Laziale. Ecco qui Marino Laziale, il 7 aprile 2024, insieme a Gennaro Gennini, io chiamo affettuosamente Jenny, qui, sì. Questa fontana, dopo il bank pizza. Abbiamo... Sì, dopo la pizza favolosa che ci siamo fatti, ci voleva. E quindi c'è il refrigerio, ci sta bello al fresco e con un'arietta fantastica. E andiamo a vedere quell'albero fiorito. Sì. Ah, ecco, abbiamo trovato un bellissimo albero in fiore. Quest'albero che rallegra naturalmente che cosa? La primavera. E quindi siamo belli, felici, contenti.
Comunque Gennaro Gelmini, Fabrizio Sampicotti è andato alla grande perché mi sento veramente a mio agio a Marino e anche a Rocca di Papa, perché è vero che c'è un'arietta buona, un'acqua buona, si sta sereni a trovarne questi. E siamo qui la graziosa Madonnina, qui a Marino Laziale, felici con questa acqua buona, natura fantastica, aria sublime, tutto quello che vorremmo, perché si sente veramente un che di soave, veramente, fantastico. Gennaro Gelmini e Fabrizio Sampicotti. Alziamo che sta passando qualcuno. Ok ragazzi, sarà una bellissima giornata. Io come ho da fare, devo andare via, sennò sarei rimasto di più. Invece purtroppo ho da fare. Saluto Gennaro, grande amico, e Mauri. A presto amici. Adesso, a presto cari amici. Adesso Gianni continuerà la sua avventura. Continueremo sempre, comunque vedrai, continueremo sempre. Vediamo il meglio. Qui troverai sicura quiete e riposi che la virtù desidera, e nulla ti mancherà se l'equa mente non ti farà difetto. Casette di Roma. L'ambasciata britannica ha un giardino stupendo. Bello vedere questi alberi così rigogliosi in mezzo alla città di Roma. Guardate che bello, sperando sempre che la natura sia protetta al meglio, perché la natura è vita. E anche questa volta questa esperienza romana si è conclusa. Abbiamo fatto in due momenti ad aprile, 7-8 aprile, 24-25 aprile, e adesso il 25 aprile la sera prendiamo il treno, torniamo Milano-Varese, Varese, e qua siamo a Roma Tiburtina. Qui in questo punto tentarono anni fa
di fare degli orti urbani. Poi però, videro insomma la zona proprio centralissima di Roma, non è che era proprio tantissima, gli orti urbani per le scuole, ma invece adesso hanno cambiato, hanno messo dei bei alberelli e c'è anche un bel alberello, naturalmente di olivo, che rallegra la zona. Qua prende sole di giorno, quindi non dovrebbe esserci tanta difficoltà per questo alberello, che addirittura ha dei piccoli già germogli d'olive, cioè il frutticino, come lo chiamano in gergo tecnico. Comunque 25 aprile, ci vuole un po' di tempo, prendiamo il treno e si conclude tutta questa cosa di aprile, la pizza. Poi siamo andati di tutto e di più, abbiamo fatto dei giri incredibili che occorreva fare, veramente incredibili. Abbiamo superato noi stessi e più di così non si può fare. Godetevi lo spettacolo, a questo punto il piccolo spettacolo, ma ricordate, chi si accontenta gode. Quindi noi che sappiamo accontentarci, lì già pronto anche il borsone, noi che sappiamo accontentarci bene, ci godiamo lo spettacolo di questo piccolo giardino qui alla stazione di Tiburtina in questa serata così. Ci vediamo. Ok, cari amici, il treno non attende, dobbiamo prenderlo, sennò se ne va. Vediamo un attimo, partenze da vicino. Ecco che il nostro treno, se riusciamo a vedere bene, ecco, se non sbaglio deve essere lì su, ecco, per Torino, Porta Nuova, che poi noi scendiamo a Milano, tutto ok. Alle 23:55, 25 aprile 2024. Pensate, ieri il documento l'abbiamo consegnato, incredibile. Il documento Gennaro Giolmini, naturalmente, ieri 24 aprile 2024, 24/4/2024, è una data incredibile, non l'ha fatta apposta, prima 8 aprile 2024 il documento precedente, di più non si poteva, per Nibiru, il Colbus, Planet X, Planet 9, Eris, Sedna, chiamate come volete, la testa ci tende tantissimo. Qui da Tiburtina è tutto, perché il treno non attende. Alla prossima, cari amici, scrivetevi se volete, se potete, un commento, un like e amen, perché il treno, ve l'ho detto. Bene.